Macro categoria HR. Il premio è quello di progetto HR dell'anno Innovazione Insurance. La motivazione: per confermarsi leader nel mercato assicurativo, dimostrando di eccellere nella gestione e crescita del personale. In particolare per il programma Fare ed Essere People Manager, un percorso virtuale che permette di sviluppare le risorse del team interagendo al meglio con i clienti interni e i peers, attraverso le leve dell'ascolto, della comprensione del punto di vista dell'altro e stimolando il cambiamento nel modo di pensare e i comportamenti. Il premio va a Alleanza Assicurazioni e ritira il premio Marina Montepilli, che invito a salire sul palco. Grazie. Benvenuta a Human Resources Director. Marina. Grazie. È un piacere averti qui. Ci diamo del tu perché ci siamo già sentite in altre occasioni. Assolutamente sì, grazie, è un onore essere qui. E anche per me è molto bello consegnarti questo premio che ti invito a mostrare in telecamera. Dopo i tanti ragionamenti, peraltro, che abbiamo già fatto insieme su questo ultimo anno che è appena trascorso e di cui adesso parleremo anche proprio discutendo di questo progetto che abbiamo sentito nella motivazione. Prima ti chiedo un commento a caldo, quindi cosa significa questo riconoscimento? Allora, questo è un grande riconoscimento sia per me che per tutta la mia squadra, che ringrazio nuovamente, perché arriviamo da un anno complesso che ha richiesto tante energie. Per cui grazie e sono molto felice di ricevere questo riconoscimento. Infatti un anno complesso che ha richiesto tante energie, ma queste energie, come abbiamo sentito nella motivazione, sono state ben impiegate. Intanto in generale leader nel settore e nel mercato assicurativo, avete dimostrato ancora una volta di saper mantenere queste relazioni nonostante l'anno complicato con chi vi sta attorno a 360 gradi, quindi partirei da qui. Sì, esatto, infatti il tema è stato investire nelle relazioni e puntare sui nostri manager, che sono lo snodo importante della tenuta di tutta l'azienda. Quindi abbiamo voluto investire su un programma che consentisse ai nostri manager di ascoltarsi prima di dedicarsi all'ascolto della squadra. Quindi questo ha funzionato ed è basato su una logica di sostenibilità dell'engagement nel tempo. Quindi per garantire sostegno all'azienda in tutte le sue formule ibride, in presenza e in remoto. Una delle cose che effettivamente ci ha insegnato questo anno complicato è probabilmente mettere più al centro il punto di vista dell'altro, quello che abbiamo letto nella motivazione. Poi non è detto che tutti siano riusciti a farlo, invece in questo caso il riconoscimento è stato dato anche per questo. Sì, assolutamente sì, perché questo programma è infatti finalizzato al tema dell'ascolto e della lettura del contesto. Doveva partire da un ascolto di se stessi, quindi noi come azienda abbiamo aiutato i manager ad ascoltarsi per poter essere poi parte supportiva per la squadra. Certo, infatti il programma, lo ricordiamo, è Fare ed Essere People Manager, un percorso proprio virtuale, però insomma vediamo anche in questo caso come l'essere virtuale porti effettivamente a delle relazioni vere e proprie, cioè il virtuale che va a miscelarsi con il contatto diretto. Esatto, infatti il futuro del manager è questo manager anfibio, noi lo chiamiamo in questo modo, okay, che deve sapersi muovere in un mondo che sarà sempre composto di più dimensione. Certo, certo. E quindi attraverso gli strumenti, ma ribadisco attraverso l'ascolto e la comprensione. Sì, esatto, tutto più fluido, però esatto. In modo più, cioè tutto deve essere più focalizzato ancora. Più focalizzato, più ingaggiante, attivando nuove competenze. Ricordiamo che il digitale è uno strumento e come tale bisogna solo saperlo usare nelle modalità più opportune. Marina, che dire, io naturalmente rinnovo i complimenti da parte mia, da parte di tutti noi per Alleanza Assicurazioni, per il tuo lavoro e per quello del tuo team, e naturalmente questo progetto verrà seguito come tutti gli altri vostri che portate avanti ogni giorno. Sì, anche perché stiamo portando avanti comunque una continuità di progetti di questa natura, per cui ci sarà un seguito, certo. C'è un altro programma in atto che si chiama On Life Management, proprio per garantire sostenibilità nel tempo. Inutile dirti che noi dovremmo essere i primi a conoscerli. Assolutamente sì, noi saremo disponibili, la collaborazione con voi è sempre molto interessante. La sfida nella sfida, insomma, assolutamente. Esatto. Va bene, allora, al di là dei sorrisi che oggi sono doverosi, grazie, puoi ritirare il tuo premio. Grazie, grazie a Marina Montepilli, Alleanza Assicurazione e complimenti ancora. Grazie ancora di tutto. Grazie.